Dalle note di New York, New York alle parodie ed esibizioni divertenti, sul palco del Teatro Regina Margherita e circa 20 attori che fanno parte della compagnia RDL Ragazzi del Lago si esibiranno sino al 14 maggio, alternando le risate e l'allegria dello spettacolo di cabaret al musical di grande impatto emotivo Chiara di Dio, che racconta appunto la storia di Santa Chiara di Assisi. Dopo le ultime prove tecniche in città, i due spettacoli scritti e diretti dallo scrittore, regista, autore teatrale, pittore e uomo di impegno sociale e umanitario Carlo Tedeschi iniziano ad accogliere gli spettatori giovedì 12 maggio con due appuntamenti, uno alle 10 e uno alle 21. Si comincia con lo spettacolo di cabaret che dedicherà i matinè fino a sabato ai giovani bambini e dunque alle scuole. Il 13 e 14 maggio torna invece a Caltanissetta dopo tanti anni Chiara di Dio, il musical che la prossima settimana si sposterà a Caltagirone. Il cabaret è uno spettacolo allegro dove gli attori, gli artisti si prodigano per dare il meglio di sé. E sono tutte eccellenze del teatro italiano e narrano la storia del cabaret. Il cabaret significa comicità, significa danza, significa canto, ma anche un cabaret, un vassoio di tante cose prelibate che la compagnia teatrale ed io vogliamo offrire al pubblico di Caltanissetta. Il protagonista del cabaret è anche il protagonista dell'altro spettacolo che portiamo qui a Caltanissetta, che si intitola Chiara di Dio. Sono due spettacoli che sembrano all'opposto, ai poli opposti, no? Uno spettacolo religioso, chiamiamolo così, anche se è un musical in effetti, però uno spettacolo con questo sfondo religioso, questo sfondo di Santa Chiara, di San Francesco e della loro spiritualità. Anche se, in effetti, io ho dato più rilievo al fatto che Chiara e Francesco sono due giovani che raggiungono il loro sogno e lottano per raggiungere il loro sogno e vivere secondo il loro pensiero e i loro ideali di vita. Così nel cabaret è la stessa cosa. Il protagonista, dicevo ad esempio, che interpreta anche la parte di San Francesco, è un ragazzo che non aspira tanto al successo, non lo disdegna, ma non aspira al successo o al denaro. Invece ha aspirato prima a raggiungere il suo sogno, quello di saper danzare, cantare, di esprimere con quest'arte se stesso, e adesso usa questa sua arte per portare nel mondo dei veri valori, dei valori che lui sta vivendo e che lui condivide con gli altri della compagnia teatrale. Sono al centro dell'attenzione, ma non amo tanto questo. Sicuramente è bellissimo per me esprimermi sul palcoscenico, ma la cosa più importante è che provo più o meno la stessa emozione e con uno spettacolo e con l'altro, nonostante sono totalmente diversi. Ma questo perché? Perché non penso tanto alla mia di emozione quanto a voler dire agli altri quello che io sono, quello che io vivo, nonostante il personaggio non per forza rappresenti veramente la mia vita, ma quel pizzico di me lo metto in ogni personaggio che interpreto. Dunque l'emozione è sempre la stessa, quella di guardare negli occhi la gente e dire chi sono io e chi voglio essere.